Hello guys, benvenuti e ben ritornati sul mio canale, tantissime novità, è stata una settimana davvero heavy, è stata una settimana piena di lavoro, fisicamente e mentalmente piena di lavoro. Prima di iniziare il tutto vi lascio alla nuova sigla e via! Ed eccoci qua, ritornati subito dopo la sigla. Spero che realmente vi piaccia, è stata realmente rivisitata tutta. Ho cambiato tantissime cose tra la music, tra l'immagine, il background. E comunque un po' è stata un exploding di things a lotti friends. Questa cosa mi piace davvero da matti, spero che possa piacervi anche a voi. Anzi, fatemelo sapere qua giù nei commenti e io starò subito pronto a rispondervi. Allora, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, capito guys? Iscrivetevi e ve lo ricordo qua sotto, accendete la campanella per qualsiasi evenienza, se comunque siete annoiati e volete vedermi un nuovo video e non sapete quando arriverà, la campanella vi avvisa. Ma ora, bando alle ciance, iniziamo subito con l'episodio numero 2 di questa piccola rubrica che ho voluto aprire per trattare ovviamente di come mantenere la nostra pelle al meglio. Siamo arrivati alla pelle mista barra normal skin e quindi ovviamente la mia pelle, quindi è molto easy come video oggi da fare, perché vi mostrerò i miei prodotti, i miei top seller di questi ultimi periodi, dall'anno scorso a quest'anno, quindi sarà veramente molto prodotti con reale review testata. E ovviamente quindi anche per mantenere la vostra pelle. Mi scuso ancora una volta se questi prodotti sono un po' fuori dal normale, ma io ci tengo davvero ad avere solo prodotti che comunque contengano estratti naturali, che comunque facciano davvero efficacia sulla pelle e che comunque aiutino a eliminare e mantenere qualsiasi impurità al di fuori del nostro skin e comunque mantenerlo sempre flawless è un point. Quindi io direi di iniziare con il primo prodotto. Eccoci qua con il primo step. Ovviamente farò in modo che sia molto più omogeneo, che sia molto omogeneo al video precedente, in modo che comunque nessuno sbagli niente, incluso me stesso. E ovviamente come primo step io vado ad utilizzare il cleanser. Allora, io sono un amante dei cleanser, onestamente li uso più o meno quasi tutti, che comunque siano in crema, che comunque siano in gel, ma il mio cleanser per eccellenza, anche se è uno scrub, ma comunque talmente delicato e comunque talmente soft sulla pelle che comunque non va a danneggiare, soprattutto anche dopo la barba o comunque dopo qualsiasi altro trattamento abbastanza strong, il mio cleanser per eccellenza per il momento da ormai un anno e mezzo a questa parte è l'Origin Ginseng Scrub di Origins. È ottimo, io davvero non so se riuscite a vedere in camera, sono addict di questo scrub. È buono, mi lascia la pelle ultra morbida, ultra soft, mi lascia quell'effetto pronto da idratare con la crema o col tonico, mi lascia comunque un effetto che a me proprio la sensazione è pulito, che comunque si tratti della mattina o della sera, lo uso comunque in entrambi le occasioni e mi ci trovo davvero davvero bene, quindi è ultra consigliato. E anche comunque avendo chiesto qualche tempo fa, quando ero andato a fare un trattamento da Hauser Fraser, la ragazza è stata gentilissima dicendomi che è comunque talmente delicato come scrub rispetto agli altri della linea di Origins che comunque è ottimo anche da usare tutti i giorni, quindi, ma poi usandolo io everyday e non avendo comunque problemi di skin comunque su il mio tipo di pelle, quindi ragazzi, normal skin, non dimenticatevelo, è ultra consigliato. Come secondo absolutely gentle scrub o esfoliante che comunque io vado a darvi è il Gentle Rose Exfoliante di Elemis. È una novità assoluta, è una novità che io ho iniziato a usare davvero davvero da poco e mi ci trovo bene, soprattutto magari quando sono sotto la doccia, quando sono là a rilassarmi proprio quel momento prima di svuotare la vasca e sciacquarmi
prendo il mio Clarisonic, ci sbatto sopra questo e vado di movimenti circolatori per tutto il viso per quei 3-4 minuti, proprio relax totale, l'odore è molto buono e soprattutto anche gli ingredienti sono ultra naturali. Come primo ingrediente ovviamente abbiamo la rosa e mi ci trovo abbastanza bene. Ovviamente non lo consiglio da fare tutti i giorni, ma almeno un couple of week sì, perché testandolo è soft, è molto delicato come sfogliante, ma essendo un esfogliante e non avendolo testato da così tanto tempo come ovviamente Ginseng di Origins, mi raccomando di consigliarvelo per un couple of week e no more. Eccoci qua con lo step number 2 e ovviamente io come tonico da quest'anno a comunque 4 mesi a questa parte io sto usando questo tonico e mi absolutely consiglio di e raccomandato di usarlo. È il Rose Deep Hydration di Fresh. Mi piace la sensazione e l'idea di questo pack, non so se si riesce a vedere. Ovviamente ha dentro dei petalini di rosa che fuoriescono quando fuoriesce anche il tonico. È ultra delicato, ve l'ho proposto anche nel pelli dry and sensitive e ovviamente anche sulla mia pelle fa un effetto meraviglioso. Ovviamente l'odore della rosa è molto forte, ovviamente è il primo ingrediente, quindi persiste tantissimo nel prodotto, quindi se non vi piace più che altro l'odore non ve lo consiglio. Se vi piacciono più quei tonici comunque senza odore o con un odore un po' più asettico, allora questo non fa al caso vostro, ma io vi consiglio di provarlo almeno una volta. C'è anche la travel size che non è una brutta idea ed è ultra buono e comodo. Ovviamente vi lascerò tutti i prodotti nell'info box con tutte le information e via. Come secondo tonico ovviamente io vi lascio un po' più di opzioni e ovviamente non voglio essere recidivo sui prodotti come Origins, Hellenis, Fresh o what else, ma sono comunque brand, catene e prodotti che io davvero sto usando da tantissimo tempo e prodotti e brand che io consiglio veramente col cuore. Sono comunque prodotti e brand che lavorino realmente sul prodotto, lavorano comunque per una casa reale skincare, non fanno altro o non pensano di allungare a fare altro, quindi hanno veramente la testa e l'idea su che cosa può fare come anti-aging o come calming o come firming, quindi hanno davvero un'idea ben precisa di quello che devono fare e dei prodotti che vogliono far fuoriuscire. Quindi io mi spiace se sogno ogni tanto recidivo, ma realmente io amo e raccomando al 100% questi brand perché stanno funzionando sulla mia pelle e spero che comunque anche voi provandoli vedete i risultati. E come secondo tonico, se si può chiamare tonico, non è proprio un tonico, però mi va tantissimo di rappresentarlo e consigliarvelo, sono i pad, i Dynamic Resurfacing di Hellenis. A parte l'odore sono buonissimi, nel senso io vedo che realmente fanno il lavoro che devono fare, quindi mi piacciono davvero come lavorano, sono ultra comodi e ultra easy magari anche da portare al lavoro o da portare comunque in borsa, non sono così tanto ingombranti. Il pad ha due lati, il primo lato è un po' più ruvidino, il secondo è liscio, quindi va a dare anche maggior pulizia dopo il vostro detergente, dopo il vostro cleanser, da eliminare così maggiori impurità. Io ovviamente lo raccomando di sera perché magari è un po' più strong rispetto al tonico che è un po' più soft, un po' più lieve da usare alla mattina, però davvero sono raccomandati. Non so se realmente su all type of skin, no, ovviamente sul dry sensitive lasciarlo proprio andare, però non so proprio se su tutte le normal skin le raccomandano tutti i giorni. Io le uso tutte le sere questi pad e vi posso dire che finora non mi stanno danneggiando, li uso già parecchio tempo, come potete vedere ragazzi
sono quasi finiti, quindi andrò sicuramente a ricomprarli. L'odore è buono, nel senso a me piace, a me rilassano da morire proprio gli odori naturali, proprio questi odori tipo quasi farmaceutici. E si vede che comunque si sente realmente che il prodotto arriva da una casa skincare e non da una casa di chissà da dove l'ho tirato fuori questo brand o questo prodotto. Quindi io Elemis lo raccomando al 100% e lo trovate sia in Italia che a Londra che everywhere, ed è comunque anche online, quindi sicuramente non avreste problemi a trovarlo, ma sono comunque 100% consigliati e io lo uso al posto del tonico, ma questo ve l'ho già detto. E il terzo step ovviamente si va a idratare, pulire a fondo e dar nuova vita alle facce, quindi maschere e maschere contorno occhi e Beauty and Beautiful and Flawless on Fleek. No, ovviamente ragazzi, io raccomando la maschera due volte a settimana, realmente non di più, che comunque sia dry, che comunque sia normal, che sia sensitive, che sia oily, ovviamente sempre e solo due volte a settimana. La pelle non va stressata, la pelle va curata e mantenuta con costanza. Quindi già che voi ogni giorno fate il vostro step con i vostri detergenti, con le vostre creme, con i vostri tonici, con tutto l'arsenale che comunque voi terrete nel bagno, ovviamente la pelle non va sforzata a pulirla ancora di più. Quindi già che voi andate a farla due volte a settimana, una bella maschera con un bel esfoliante, la pelle sarà sempre flawless e on point per ogni giorno della vostra vita. Quindi realmente ragazzi non sforziamo, ovviamente so che i punti neri, i brufolini, le zampe di gallina, i segni di invecchiamento, le macchie ovunque in tutto il face non sono ovviamente ben accetti, però va usata con parsimonia, costanza e determinazione la skincare. Quindi realmente vi prego di mantenerla, curarla e trattarla bene. Io ovviamente ho avuto un'illuminazione ieri, per chi mi seguisse su Instagram, scusami, è meglio che mi iscrivete su Instagram, quindi iniziate a followarmi ovunque ragazzi, perché questa cosa non va mica bene. Io ieri ho avuto un'illuminazione, ho avuto da Sephora ovviamente qualche tempo fa, quando sono stato in Italia, ho comprato delle maschere di Dr. Jart e ieri ho deciso di provarla. Ora ovviamente vi farò vedere quella che non ho ancora usato e vi ovviamente linkerò quella che ho usato, o comunque vi linkerò tutte e due ovviamente giù nell'info box. E ieri provandola ho detto ok, proviamola, buon tanto maschera, dopo ovviamente la barba, vediamo se comunque ti dà questo effetto firming come c'è scritto. Ragazzi, la pelle ovviamente l'ho tenuta su quei mezz'oretta, 35 minuti. Dovevo tenerla un po' più di più, quindi vi consiglio di tenerla un po' di più finché realmente non sentite in tutto il viso le parti che si scollino per bene, ma ha fatto in modo che la pelle uscisse pulita e idratata, ragazzi, nel senso poi sopra ci ho messo ancora maggiore idratazione con tonici, sieri e creme, ma realmente ragazzi ieri dopo la barba mi ha proprio idratato la pelle come io ne avevo bisogno, quindi è pure love for Dr. Jart Mask. E ovviamente vi vado a presentare queste qua. Ovviamente queste, ho provato questa del colore arancione. Ovviamente non l'ho tenuta perché quando vai a crearla, dopo quando vai a shakerarla, ovviamente ti si crea un po' di melma ovunque. Ma sono comunque ultra comode, divertenti e easy da fare, anche da comunque creare, e ovviamente anche portabili ovunque, anche perché non contengono chissà quanti grammi o ml, impossibili da tenere in una borsetta. E veramente ragazzi mi ha fatto un effetto wow, quindi io vi consiglio ovviamente di provarla. A Londra la trovate a 10 pound, in Italia credo a 6-7 euro, e le trovate da Sephora. E ovviamente a me sono piaciute tantissimo. Ho provato l'arancione che è il firming, e questa invece è la Hydro Mask, quindi questa è l'idratante, e credo che ce ne siano altri di due colori, azzurra o anche viola, se non mi sbaglio. Comunque se andate anche sul sito del Dr. Jart comunque vedete tutti i suoi prodotti, e ovviamente vi consiglio questa perché ieri mi ha lasciato davvero una pelle
proprio detto wow. Prima di andare a letto, proprio quello che ci vuole, proprio di vedere la tua pelle bella idratata, bella fresca, bella luminosa, senza pori da dover trattare ancora di più, da far scomparire. E mi è piaciuta tantissimo, ovviamente per avere meno pori, meno punti neri, meno segni di invecchiamento, bere tantissima acqua o tisana al finocchio. Ragazzi, c'è una mia collega che beve tisane al finocchio dalla mattina alla sera da non so quanto tempo. Ha, non so, tipo 37-35 anni e sembra che è più giovane di me. What? No, guys, this is not good. Tagliamo, no, scherzo. Ovviamente passando alla seconda maschera, io vi vado a presentare quella di Elemis, che è la Peptide Thousand Flower. Oh my gosh, guys. A parte che quando andate a porla sul viso è freschissima, tipo è tipo effetto un po' fresco, tipo questo effetto ghiaccio, un po' frozen on your skin. Mi piace da morire e mi piace assolutamente anche l'ingrediente e la profumazione. La profumazione è proprio fiori, proprio come se siete in mezzo a un campo fiorito. È difficile da dire, da provare a spiegare, perché uno magari ti dice ma sei pazzo? Cioè, simi, Simone, riprenditi. No ragazzi, cioè Elemis davvero, oltre ad avere ingredienti on point, la profumazione è proprio il nome del prodotto stesso. Quindi ho detto, è veramente strano che una persona possa spiegare o cercare di realmente dire che questa profumazione è fatta così, però comunque è fatta con ovviamente Thousand Flowers, cioè quindi 1000 fiori, però ovviamente non saranno 1000 fiori, ne saranno un centinaio, almeno spero per loro, ma comunque la profumazione è ottima, è ultra fresca e pulisce. È molto molto nera, quindi sembra più una argilla mask, una charcoal, una cosa simile, però è molto delicata, quindi nel senso dopo ovviamente va tolta, non è peel off, non è niente di tutto questo, ma è una maschera comunque giusto da rimuovere con poi la salvietta umidificata. E ovviamente raccomandata, nel senso mi piace, l'ho usata per un bel po', ovviamente la vedete se io tolgo il tappino, cioè tipo hop. Però comunque ecco, si presenta così, quindi boh, mi è partito un pezzo, ma era giusto per farvelo vedere. Il packaging è molto carino e prima ovviamente di andarvela a presentare l'ho dovuta testare davvero per tanto tempo e mi piace, nel senso anche ovviamente le review che ci sono scritte sul sito combaciano con quello che io comunque mi sono aspettato da questa maschera. Ultima maschera e dopo, anzi ultime due maschere, ovviamente dopo passiamo allo step successivo, le mask, un'altra maschera che io ho provato sicuramente con voi in un video è la New Body Pink Clay Mask. Ovviamente questa è per pelli dry, normal and sensitive. Più che sensitive io la userei più per un normal skin, non neanche più per un dry, perché è davvero secca, nel senso è ovviamente argilla rosa, quindi nel senso non vado a vedere dei benefici su una pelle secca, nel senso una pelle secca e sensibile vado a vedere più delle maschere. Ovviamente vi lascerò il link qui sotto del mio video precedente dove parlo ovviamente di dry and sensitive skin, ma ovviamente non andrei a usare una maschera così forte, andrei a usarla più per una maschera, più per una pelle normale, quindi ovviamente come il mio, quel normal misto skin che comunque è meno danneggiabile di un'altra pelle ovviamente più sensibile, quindi nel senso ovviamente è raccomandata al 100% per la mia pelle. Mi è piaciuto tantissimo, vi ho anche lasciato una review live nel mio scorso video e why not, nel senso provatela. E ovviamente per una consistenza così grande costa $15 e credo che comunque la troviate, cioè credo che comunque spedisca in tutto il mondo, nel senso se ha spedito fino in UK credo che comunque anche in Italia un'ora più di volo credo che non li faccia male. E
comunque, nel senso, raccomandata al 100% e mi piace tanto, 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 tanto. Boh. Ultima maschera, ovviamente dopo passiamo allo step successivo e come ultima maschera io vado a presentarvi una maschera contorno occhi. Ovviamente ci sono tantissimi patch, tantissimi lunette, gli eye patch che comunque si usano ovviamente per magari metterli quando ti fai il tuo eyeshadow o quando comunque hai voglia di rilassare un po' le tue occhiaie o le tue borse, ma c'è questa novità, ci sono oltre gli eye patch, ci sono anche proprio le maschere in crema contorno occhi, che io ho detto, boh, cioè quando l'ho vista ho detto, ragazzi, ma realmente funziona? Proviamola. Ovviamente io vado sempre a prenderne dosi di quantità industriale, quindi tipo una palata in un occhio, una palata in un altro, cadaverica per almeno 4 ore, poi mi risveglio quando la maschera si è assorbita e ho detto, vabbè, fammene andare anche a me perché è già ora. Ed è stata una novità che io mi sono stupito anche io, perché ho detto, veramente io uso tantissimi eye patch different e quindi mi trovo bene, nel senso sono comodi, veloci, non devi essere neanche là a stressare, quindi boh, quando sei stanco, quando comunque vedi che la parte è bella asciutta perché comunque l'occhio ha assorbito tutto quello che c'era da assorbire dell'eye patch, quindi togli, rimuovi, passi un po' di siero e buonanotte al secchio. Ma Elemis ha creato l'eye mask e questa eye mask, guys, è fenomenale, a parte che comunque è anche bella grande e a 30 ml, se comunque, non so se si vede. Ok, ed è 30 ml, ma è in crema ed è fenomenale. Quando io l'ho provata, ho detto, excuse me, ho detto, ok, c'è qualcosa di diverso nel mondo. E perché io ovviamente, come tutti i ragazzi, credo, ovviamente siamo abituati all'eye patch, come vi ho detto prima, però ovviamente vi voglio andare a fare uno swap. E ovviamente, allora, la pompetta si presenta così, te la metti direttamente sull'occhio. Ovviamente io ne metto tanto, poi dipende anche l'occhio, la parte comunque del contorno occhi, quanto ce l'avete sensibile o meno, quindi attenzione anche a questo. Ma lo swap è questo qua, quindi si presenta così, andando ovviamente a spalmarvelo sembra che non ci sia niente, ma la parte comunque rimane bella gelosina e ovviamente bagnata, quindi nel senso può sembrare che non c'è niente, ma comunque la parte rimane sempre bella gelosina e bagnata. E la profumazione è qualcosa di, ragazzi, guarda, potessi realmente farvela sentire la profumazione, qualcosa di super, cioè proprio ciao. Ok, io amo comunque tutto il brand, tantissimi prodotti, altrimenti non starei qui neanche a proporveli, perché no one pay me for this, ma realmente sono qualcosa di eccezionale e fenomenale. E questa è un'altra gran novità che io stesso ho scoperto, che provandola 3 o 4 volte già mi sono reso conto che, ho detto, funziona. Ovviamente lascia anche la parte bella luminosa e idratata, come piace a me, ovviamente, perché a me piace quando tolgo o l'eye patch o la maschera contorno occhi, proprio la parte proprio bella shine, glow, luminosa, tipo come se avessi un highlighter al posto del niente. Ma va bene così. E passiamo al quarto step. Spero che comunque riuscirò a tagliare questo pezzo, se non lo taglio ovviamente non chiamate la neuro per me, ma abbiate pazienza, è stata davvero una giornata lunga e faticosa al lavoro e mettermi davanti alla telecamera per mostrarvi questo video super galattico che io spero vi piaccia, un po' di pazzia ci sta. Ovviamente come serie io ne uso abbastanza, diciamo abbastanza, anche perché io sono una dick de serie e questo lo dico in every single video. E ovviamente, allora, io il siero che uso alla mattina in questo momento, che ovviamente vi avevo già presentato, che è
perfetto, ma è perfetto ovviamente anche per i pori dilatati, per i punti neri e per i piccoli spot, ovviamente è il Dynamic Vessel Spacing di Elemis. Ve l'avevo fatto vedere in un video usandolo di sera e ovviamente facendovi la review live e aprendovelo subito ovviamente dalla scatola, perché avendo provato il campioncino ho detto boh, faccio il video e lo provo live con voi, e ho iniziato a usarlo ogni mattina e devo dire che è buonissimo, nel senso ogni mattina ovviamente dopo dopo essendomi lavato la faccia, avendo passato il mio tonico, ovviamente vado a mettere il primo strato ovviamente di crema sul mio viso e sento già una freschezza assoluta. Quindi ovviamente poi mi alzo molto presto la mattina, quindi ho proprio bisogno di qualcosa che mi energizzi. Energizing, questa è un'ottima carino, energizing abbastanza, ovviamente mi svegli da questo sonno profondo che io ogni mattina ho e mi piace abbastanza. Ovviamente ve l'avevo fatto vedere di sera, è perfetto anche di sera, però io lo sto usando di mattina e devo dire che io alla mattina mi ci trovo bene. Non è assolutamente pesante, non è un gelone, non è un pataccone di crema proprio pesante pesante, è proprio una cremina leggera, soft, che comunque si appoggia e si asciuga istantaneamente sul vostro viso. Non è appiccicosa, non è invadente, l'odore è ultra buono ma non è forte, quindi nel senso 100% approved by CMUK. Quindi che altro vi devo dire, ragazzi, ve lo venga a spalmare io ogni mattina, ma volentieri. E quindi nel senso mi piace da morire. Come ovviamente siero notturno, ovviamente io vado a usare il siero Rose de Vie Oil e ovviamente un olietto di Dr. Sebag. Ragazzi, allora, non unge ed è olio, quindi già una base oliosa che non unge è già top. La profumazione, come vi ho sempre detto, della rosa, ovviamente anche sui prodotti di Fresh, è molto forte, molto invadente, ma perché essendo proprio principio attivo, naturale, 100% di primo ingrediente la rosa, ovviamente deve essere così. Quindi se non vi piace, attenzione, piuttosto provate i travel size, giusto per avere un'idea di quello che potreste andare incontro. Io ovviamente non avevo mai provato, ho deciso di prendere la credo che sia la 30 ml, quindi credo che comunque sia anche la grandezza grande o basic comunque il siero del Zolosbag c'ha. E mi ci sto trovando davvero bene. Vi ho fatto delle stories su Instagram, ve l'ho presentato in vari miei video precedenti, quindi se non avete visto tutti i miei video correte dopo questo e andatevi a vedere, perché sono comunque interessanti come questo sicuramente. E ovviamente io mi ci trovo da Dio. Ovviamente non è unto, non è secco, è idratante e lenitivo in qualche modo, nel senso è davvero a 1500 funzioni e io mi ci trovo davvero davvero bene. In combinazione però, ogni tanto lo uso da solo, ma in combinazione nei miei scorsi video mi è capitato di parlare di acidi glicolici e ovviamente la gente in DM mi ha scritto: mi puoi specificare quale acido glicolico usi? Allora, premetto una cosa, un piccolo disclaimer: gli acidi glicolici non vanno assolutamente per pelli secche e sensibili, quindi scordatevelo a priori, perché comunque l'acido glicolico secca e scrabba, quindi già che l'acido glicolico ha un'azione abbastanza anche pesante e funzionante sulla vostra pelle, attenzione al dosaggio e a quale acido glicolico usate, assolutamente attenzione a quale acido glicolico voi usate. E ovviamente io, avendo la pelle comunque mista normale, usando questo acido glicolico di sera in combinazione con il siero del Dr. Sebag, io mi ci trovo di un bene e di una favolosità, se si può dire favolosità, assurda, proprio strabiliante. Perché comunque ovviamente dopo vado a far asciugare per bene il passaggio del siero
e dell'acido glicolico per poi andare a mettermi la crema. E io vi devo dire che l'acido glicolico che io vi sto andando a presentare è, eccolo qua, di Bioactive, e come potete vedere, io spero che si veda, ragazzi, cioè è finito, ragazzi, cioè io, e credo che comunque è un 50 ml, l'ho fatto fuori in davvero pochissimo tempo, perché davvero all'inizio non vedi subito il risultato. Comunque è molto cremoso e se lo metti da solo devi veramente usare una quantità piccola e concentrata, perché comunque va a lasciarti la patina bianca sul viso, quindi fa un po' più fatica ad asciugarsi, cioè ad assorbire, ma ovviamente le prime volte non si vedono questi effetti stratosferici, ma è buono, nel senso, ovviamente l'odore è asettico, quindi non lo si sente neanche. E Bioactive, come vi avevo annunciato nello scorso video di Joy and Sensitive, è una linea che credo potete trovare in tutta Italia. Ovviamente io vi lascio ancora oggi la pagina Facebook, credo che potete comunque consultare o chiedere a qualsiasi persona se c'è un rivenditore ovviamente vicino a casa, perché credo che, non voglio dire una cavolata, anzi se qualcuno lo sa ancora più certamente di me, mi corregga, credo che comunque funzioni un po' come Youst, quindi tutti, ovviamente tutta Italia conosce Youst, ovviamente fa delle creme anche lei ovviamente abbastanza buone. Ovviamente ho qualcosina anche di Youst, ma ovviamente niente per il viso. E quindi credo che comunque anche la Bioactive ha i suoi consulenti in giro comunque per l'Italia, comunque essendoci anche la pagina Facebook, provate a contattarli se davvero siete interessati, e hanno davvero tantissimi prodotti, e i prodotti della scorsa volta sono eccezionali e veramente 100% garantiti per il dry and sensitive. Invece per quanto riguarda la mia skin, io vi consiglio l'acido ialuronico della stessa linea, che è una bomba, e lo consiglio anche ovviamente per le joint sensitive, e l'acido glicolico, ovviamente non consigliato alle joint sensitive, ma per la mia type of skin e spero anche per la vostra, comunque chi guarderà questo video è 100% consigliato, è molto cremoso, quindi ovviamente se volete usarlo, attenzione al dosaggio, o altrimenti in combinazione come io sto facendo, perché mi ci trovo ancora meglio di come lo usavo da solo, è abbinarlo a comunque un siero un po' più oleoso, che ovviamente io associo al dottor Sebag Rose de Vie, e ovviamente questo è il mio siero notturno per ovviamente la mia skincare routine. E l'ultimo step ovviamente è hydration, regeneration, e che tutto il flawless sia con noi. E ovviamente andiamo a idratare la mattina con la nostra crema e rigenerare la sera con la nostra crema notte, e a ovviamente eliminare borsucchiaie e rughe nella zona occhi con il nostro crema contorno occhi. Come crema ovviamente io vi ho fatto la review live nel mio first video skincare, ovviamente ve li ho aperti live e sono questi, guys, sono ritornati, è la linea Pro Collagen di Elemis. Questa è la Pro Collagen Oxygenant, quindi è tipo ossigenante, ovviamente va bene di sera per ossigenare, per rigenerare, e ovviamente poi sapete comunque cosa va a fare una crema notte. E questa invece è la Marine Cream con l'SPF 30. Io ovviamente non usando il make-up, come va, ovviamente va, già vi ho detto, comunque non usando una doppia protezione sulla pelle, che comunque sia foundation o che comunque sia cipria, ovviamente io vado sempre a usare 100% una protezione per gli UVA e gli UVB, perché sono ultra importanti anche per avere meno rughe e essere ovviamente più radiant.
e ovviamente mi ci sto trovando bene. La consistenza è top, mi piace la profumazione, mi piace ovviamente come va a posarsi, come va comunque anche ad asciugarsi sulla pelle, non unge, idrata, la sento bella fresca al tatto quando comunque vado a posarla sul viso, ha tantissimi benefici. E comunque ovviamente mi piace, nel senso è proprio una crema di cui ho detto ok, ho fatto proprio bene a prenderla, sto facendo proprio bene a sponsorizzarla, perché è proprio una di quelle creme che quando vado a metterle sento del beneficio. Non è proprio una crema come può essere qualsiasi, ovviamente senza fare nomi, che non si sente differenza. Qua proprio senti proprio la differenza, che sia quella da mattina, che sia quella della sera, ma proprio la differenza, che è top. E quindi io ovviamente vado a proporvi queste. Purtroppo altri prodotti come Origins non ne ho, ma ovviamente ragazzi la linea di Origins ne ha tantissime, creme notti, creme giorno, anche della stessa category che sia comunque la Plascription, che io uso e ho usato davvero davvero per tantissimo tempo, e vi posso dire che è un brand ed è una category che comunque un anti-aging, e secondo che mi ha rubato il cuore per tutto, in primis dalla texture della crema, che è stata perfetta per la mia skin, che mi ha accompagnato ad averla sempre pulita e sempre pronta a essere fotografata, insomma, no? E quindi niente, e ovviamente io vi lascerò anche magari la pagina Facebook, pagina Instagram o qualche link comunque ovviamente web di Origins, perché dovete assolutamente andare anche a provare la linea e ovviamente andare a vedere i prodotti che più vi si addicono. Come ultimo prodotto ovviamente io lo sto usando mattina e sera, la mia Ginseng Eye Cream di Origins l'ho finita, era perfetta per la mattina perché oltre a darti davvero idratazione e svegliare il contorno dell'occhio, ti dava quel poco di colorito in più per non sembrare un cadavere. Però purtroppo l'ho finita, la ricomprerò perché mi ci sono trovato davvero davvero troppo bene, quindi ve la consiglio, ovviamente vi lascerò il link qui sotto. Ma una crema che io sto usando per i contorno occhi mattina e sera raccomandata è sempre di Elemis ed è la Peptid, ed è buona ragazzi, il pack è ultra wow, quindi molto come la eye mask che vi ho presentato prima. E poi nel senso è molto idratante, levigante, se si può usare questo termine, perché purtroppo non è una cipria, purtroppo non stiamo parlando di make up, quindi non posso dire levigante come se sto andando a realmente a mettere un concealer o far baking. Ma ragazzi è approvata, nel senso io alla mattina e alla sera mi ci trovo davvero davvero tanto 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 bene, al che io ovviamente sento sempre di avere una patina di idratazione nel mio contorno occhi, che avendo problemi anche molto spesso di secchezza non fa male, soprattutto con i cambi di stagione, soprattutto qui a Londra che sembrava fosse arrivata la primavera, ma oggi nubi e brutto tempo ancora giace qui nei cieli di Londra. E quindi io ovviamente raccomando questa crema mattina e sera anche per avere un hydration bella deep. Ovviamente il mio video ragazze e ragazze termina qui, io vi ringrazio con il cuore, veramente con il cuore, mi state regalando tantissimi messaggi, mi state regalando tantissime emozioni, mi state realmente guardando in tantissimi, mi state inseguendo in mille, io ragazzi vi ringrazio, io non so come farei senza di voi. Io ho aperto questo mio canale per parlare di quello che a me piace realmente, quindi prendermi cura della pelle, prendermi cura delle persone, fare in modo che ogni persona capisse realmente che lo skincare è in tanti casi sottovalutato, ma realmente ragazzi io amo e spero di trasmettere anche a voi un po' della mia passione, perché è proprio quello che io vado a fare everyday nella mia vita. E credetemi che mi state davvero regalando tantissimo, io non credevo che una volta aperto questo canale e avessi iniziato a parlare ovviamente di questa cosa
mi avreste davvero guardato in mille. Vi prego di commentare per qualsiasi cosa, io vi rispondo, vi ringrazio. Non dimenticatevi ancora una volta di iscrivervi al mio canale, di non attivare la campanella, spero che l'attiviate, perché ogni settimana troverete sicuramente un nuovo video. Non assolutamente dimenticatevi di seguirmi su Twitter, su Instagram, ovviamente vi lascio link vari everywhere, e vi ringrazio ancora di cuore, grazie 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 mille ragazzi, e state sempre sintonizzati, ci vediamo al prossimo video, spero che questo video vi possa essere utile, anzi se voi avete anche magari un'idea su fai un full skincare con questi prodotti o con questo brand, ditemelo, fatelo, che io andrò sicuramente a procurarvi lo skincare e i prodotti che a voi vi stuzzicano ma non avete ancora provato, quindi volete vedere, volete sapere delle first impression. Io vi ringrazio ancora di cuore, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Bye guys, I love you.